Buongiorno, è lunedì. Sto ripensando al fatto che venerdì ho comprato una penna da Muji e me l'hanno fatta pagare 2,50 euro, mentre qui c'è lo scontrino di una settimana prima di questo acquisto e si legge chiaramente Gel Tintenstift, che si chiama pennarello a inchiostro gel, 1,95 euro. Ma perché fanno queste cose? Ma non è la prima volta, nelle filiali Muji tedesche mi è capitato più di una volta che durante il fine settimana, che comincia il venerdì qui in Germania, le cose costano di più. Guarda questa colonnina per le riparazioni. La vedo e la piango, sai quanto durerà. Quanto mi manca la vecchia vita, dove c'erano tante possibilità, dove la mattina correvo al lavoro, ma poi sapevo che dopo il lavoro potevo andare in giro per i negozi, potevo fare video fantastici, lunghi quanto mi pareva, all'ora che mi pareva, non avevo nessun obbligo a parte quello di andare al lavoro. Quanto mi mancano le città con i negozi, che erano negozi veri e non negozi finti dentro cui non c'è nessuno e che sono solo negozi che stanno lì per riciclare. Sappiamo tutti cosa. Guarda, queste sono tutte le bottiglie appiattite della macchina che si riprende i vuoti di bottiglie e ti ridà i soldini. Ecco, adesso sono da Lidl. Questo è il pane, sono le 9:15 e del pane che questa settimana è scontato ce ne sono rimasti solo 2, meno poi quello che mi sono comprata adesso. Andiamo a pagare, come si chiama sto pane? Perché poi ho ben cruste. Allora, va bene. Dunque, eccomi qua, il pane l'ho dovuto lasciare alla cassa perché in realtà era un altro pane che costava 2,75 euro, quindi ho avuto una discussione con la cassiera, poi lei mi ha detto allora se vuole glielo tolgo dal conto e io ho detto sì sì prego prego tolga, non me lo comprerò mai un pane a 2,75 euro del Lidl, no? Così. Ora, tu devi sapere che io per comprarmi questo pane per andare a comprare questo pane, che la filiale del Lidl più a portata di mano è in realtà molto fuori mano, quindi per andare a comprare questo pane stamattina, siccome sapevo che a partire da lunedì sarebbe stato scontato, mi sono svegliata alle 4:30 di mattina invece che alle 5:30, no? Cioè queste cose fanno schifo. Marina Rinaldi. Dunque, non so dove siete voi, ma qui dove sono io siamo arrivati al punto che se tu vuoi lavorare in condizioni favorevoli, cioè al calduccio, in mezzo a persone come si deve, no? Allora ti devi far operare più volte e ti devi mettere addosso un corpo di plastica e dopo tutte le operazioni e tutti i soldi spesi e tutti i debiti fatti, forse riesci a trovare un lavoro come commessa part-time di un negozio del centro, però poi almeno c'è il riscaldamento dentro al luogo di lavoro. Cioè siamo a livelli talmente tanto assurdi di standard di vita impazziti che praticamente il fatto che io a casa ormai ci siamo abituati e ci laviamo senza l'acqua calda, cioè con l'acqua calda ma scaldata dal bollitore, questa è la cosa... è la cosa più innocua, è la cosa meno peggio rispetto a tutte le altre proprio diaboliche esplosioni di senso del mondo di adesso. Non riesco a parlare perché mi arrabbio. Quanto mi mancano i tempi in cui dietro ogni giorno di lavoro c'era tutto un lavoro di trucco
e mi svegliavo prima, sì, ma mi svegliavo prima perché mi volevo truccare, no? Allora mi svegliavo presto, poi stavo un'ora a truccarmi guardando video di trucco in italiano ed era la mia routine della mattina. Adesso invece mi devo svegliare alle 4:30 di mattina per andare a comprare il pane del Lidl, che i farabutti del Lidl neanche mettono in vendita, cioè cose assurde. Vedi quello con i due cani? Quello è un reduce, come me. Perché prima lui veniva a dormire, a sdraiarsi con i suoi cani sul termosifone dell'atrio del posto in cui lavoravo prima, in centro. E lo conosco, infatti anche lui mi conosce e mi saluta tutte le volte che mi vede qui la mattina presto passare. Guarda Chanel, che una volta tanto c'è una cosa decente in vetrina, gli stivali no, sono orripilanti, ma il cappottino a quadri beige e turchesi, veramente stupendo, mamma mia che bello. Di pomeriggio quando ripassiamo si vedrà meglio, gli stivali sono una cosa spaventosamente cafonata, mamma mia. Anche questo, questo è veramente 1983, Valentina ai primi anni delle superiori. E poi fermiamoci un attimo a guardare queste vetrine da film con Virna Lisi dei primi anni 70, cioè là dove l'Italia sovversiva, impazzava e i capelli delle ragazze insieme alle loro gonnone erano crespi e sgualciti, invece Virna Lisi in certi film di un certo tipo era tutta bella, pettinata, avanzo degli anni 60. Però questi vestiti sono bellissimi, mamma mia, guarda questo vestitino Valentina, perfetto per Valentina. Guarda quello là dietro, che bello questo intero negozio, cioè mi sa tantissimo di Italia antica. Vedi, però è significativo che l'Italia c'è ancora, ma dentro non ci stanno gli italiani, dentro ci sono figure, come dire, ci sono le controfigure degli italiani in Italia in questo momento, oppure ci sono degli italiani andati a male. Senti, a proposito di Italia e di italiani, se tu avessi studiato la storia insieme ad un altro paio di milioni di tuoi connazionali, avresti fermato la marcia su Roma 100 anni dopo l'altra marcia su Roma, capisci? Invece non l'hai fatto, sai perché? Perché non hai studiato la storia. Hai capito come si chiama il partito di Giorgia? Si chiama Fratelli d'Italia, sono le prime tre parole dell'inno nazionale italiano. Se ti leggi l'inno nazionale italiano, se te lo ripeti in mente, nel caso tu lo sappia a memoria, ma dubito, allora ti accorgerai che parla di coesione e fa discorsi che sono gli stessi discorsi che ti imbastisce adesso Giorgia sull'Italia coesa, no? Io ho a che fare con persone che sono arrivate nell'Europa occidentale da poco. E quindi ieri abbiamo visto, non mi ricordo più in quale video, nel video di una ragazza ucraina che però vive negli Stati Uniti, video che guardo da un decennio, da un buon decennio. Questa ragazza faceva il banana bread. E allora con timidezza qualcuno mi ha detto: ma dove si può mangiare il banana bread? Perché noi non abbiamo il forno, quindi non lo possiamo preparare. E allora adesso sono andata a vedere in un caffè che c'era una volta in cui io mangiavo sempre il banana bread, ma anni e anni fa, ma non c'è più. Cioè il caffè c'è ancora, è già un miracolo, però non fanno più il banana bread.
mich, dass Sie heute hier drin sind. Morgen. E adesso vado in giro. Aiuto. Mentre è in corso la pausa pranzo. Cioè, ti ho detto che ricopro un nuovo ruolo adesso, che in realtà è perfino un ruolo di un certo rispetto. Però mi continuano a trattare come lo zerbino. Cioè, l'appuntamento per la prossima volta che bisogna parlare, che tutti dobbiamo parlare, sai, le riunioni che si fanno tra capi, no? La prossima volta che dobbiamo parlare l'hanno fissata nell'unico giorno della settimana in cui io lavoro dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6, no? Alle 6, cioè quando io finisco di lavorare, in quella stessa ora io mi devo trovare anche all'appuntamento per la riunione di lavoro, che poi andrà avanti come l'altra volta, fin verso le 9 di sera. Cioè, ma è normale una cosa del genere? Scusa, piove, devo aprire l'umbrella. Cioè, io penso che se tu in una ditta vuoi che tutto vada bene e che la tua ditta prosperi, prima di tutto ti devi preoccupare che quelli che lavorano per te non muoiano di stenti o non si ammalino di stenti. Cioè, ma tu come pretendi che una persona malata cronica come me esca, si sveglia alle 4 e mezza di mattina per andare a lavorare dalla mattina presto fino alle 6 di sera e poi alle 6 di sera si precipiti, essendo a piedi, da tutt'altra parte della città a fare una riunione di lavoro che finisce verso le 9 di sera, per poi completamente digiuno, perché non è che c'ho soldi per mangiare in giro, magari mi comprerò un biscotto, una cosa, ma di più non posso, no? E poi, per poi arrivare a casa verso mezzanotte, il giorno dopo ricominciare a lavorare, poi il giorno dopo devo lavorare alle 8:30, comincio a lavorare alle 8:30 e poi il giorno dopo ancora ho un appuntamento importante in cui devo tenere perfino un discorso. Cioè, ma come pretendi? Come ti viene in mente? Guarda che marmaglia, guarda qui i negozi chiusi, sbarrati col cartone. Sto cercando un libro, non lo ritrovo più da nessuna parte, è incredibile, cioè. Boh. Eppure. Boh. Boh. Cioè, ho visto dappertutto, ho guardato veramente dappertutto. Va bene, non c'è. Alla fine della giornata ecco il pane di Penny. Che ne troppo andare? Ah, guarda.
Ecco, la nostra filiale del Rosmo preferita. Bella. Aumentate, prima 1,95 euro, adesso 2,15 euro, 45 centesimi, 2,95 euro, 2,65 euro il cappuccino. C'è tutta la spesa che adesso pazientemente tento di farvi vedere. Dunque, al DM abbiamo ricomprato le solite vitamine ferro e vitamina C. Poi abbiamo comprato il pacco enorme di fazzolettini, perché come facciamo a vivere senza i fazzolettini? Questo lo dico soprattutto per quella signora che voleva dirmi che io, nelle condizioni economiche in cui mi trovo, non posso permettermi di comprarmi un tonico. Io invece compro anche i fazzolettini, il tonico, la carta da cucina, la carta igienica, due pacchi di biscotti e poi altrettanti pacchi di biscotti per la colazione, per la merenda. Poi ci sono i guanti usa e getta del DM, perché costano meno che a Rossmann. Li volevamo bianchi ma non c'erano più. Nella taglia grande, 60 pezzi, costano 5,95 euro. Al Rossmann costano 6,99 euro. Poi, sempre al DM, c'è questa tisana, e il contenuto della tisana si può vedere, che ne so dove, si può vedere qui. Così, questa è una tisana che ho già comprato in passato, costa 1,95 euro. Guarda, guarda signora, perfino la tisana. Poi normalmente compriamo queste spugnette al DM, ma sono aumentate, adesso costano 2,15 euro, prima sono sempre costate 1,95 euro, ma Valentina è furba, quindi ci siamo spostati di alcuni chilometri, siamo andati a comprarle al Mülle, dove costano ancora il prezzo vecchio, ossia 1,95 euro. Poi cambiamo negozio, da Aldi abbiamo comprato due ennesime confezioni di biscotti, io li chiamo biscotti a panino, insomma biscotti con ripieno di cioccolata dentro, che sono molto grandi, e questa addirittura è la confezione XXL, che ci basta tranquillamente per più volte a settimana. Ogni pacco costa 2,29 euro. Poi al Penny abbiamo comprato per 1 euro questa confezione di mele. Al Penny in realtà abbiamo comprato anche 3 rotoloni di carta da cucina, come si deve, per 1,45 euro, che è un prezzo molto molto economico. Infatti è per questo che andiamo al Penny, ma solo per la carta da cucina e ormai per poche altre cose. Poche altre cose, fra cui tra l'altro il pane, quello che puzza, costa 1,59 euro, ma in questo periodo non puzza più, forse è solo d'estate. Poi siamo andati da Netto, dove abbiamo comprato il tè freddo. Pensa signora, perfino il tè freddo ci permettiamo di comprare. Abbiamo comprato questo barattolo di pisellini e carote, che normalmente mangiamo in questo periodo con la cotoletta. Questi fantastici brezel, che sono il nostro snack di metà giornata, e costano 69 centesimi la confezione da 250 grammi. E dimenticavo di dire che purtroppo al DM abbiamo comprato anche questa carta igienica con i fiorellini, che costa 2,65 euro, ma perché solo non abbiamo trovato ieri la carta igienica del Rossmann, che costa meno 2,45 euro.
Noi italiani nei libri scriviamo tante cose. Il libro per noi italiani è un oggetto metalinguistico con prefazione, postfazione, nota dell'autore, nota del curatore a posteriori. Tutto questo in Germania non esiste, perché in Germania è tutto semplificato e è tutto fatto a risparmio. Quando spieghi come sono i libri italiani ai tedeschi, ci rimangono molto... hanno un momento di stizza dopo il quale rifiutano assolutamente di accettare quello che tu gli stai dicendo, e proprio fanno come tu, se tu non gli avessi detto niente, perché per questa nazione è difficile accettare che ci siano posti in cui ci sono delle cose molto buone e queste cose non sono arrivate già anche qui e non sono in uso anche qui. E quando si tratta di cose che appartengono alla mentalità, al modo di fare, alla spontaneità di un popolo, questo è intollerabile. Dem Erasmus. Se non l'hai mai fatto nella vita, foderare libri, è chiaro che non lo sai fare. Se invece l'hai fatto sempre da sola, spontaneamente, perché ti piace che i tuoi libri siano foderati, allora lo sai fare, però se non cominci mai... rifinire. Ok. Dunque, un attimo.
Conosco una signora tedesca che mi ha raccontato di un'altra signora che è una conoscenza comune e che ha perso tutto perché la sua attività è fallita ed era una signora che possedeva appartamenti e negozi in giro per tutta la Germania e adesso vive con il sussidio statale in un sottoscala. Conosco un altro signore che ha la mia stessa età, multimilionario, sempre tedesco, qui in Germania, e negli ultimi tempi ha perso il lavoro e sta cercando di reinventarsi in una qualche attività come può. E qualche giorno fa lui ha due figli, uno dei due figli ha compiuto gli anni e gli ha regalato una bicicletta di seconda mano comprata su eBay. Cioè, qui non va bene, non ci va tanto bene la vita, anche i tedeschi no. Poi ieri sera ho imbastito delle immagini insieme a una goccia. Dicevo, ho imbastito delle immagini insieme per far conoscere la musica napoletana. Allora abbiamo visto immagini naturalmente di Pino Daniele, poi immagini di Edoardo Bennato, poi immagini di Teresa Desio. Che piacere rivedere Teresa Desio e vedere che quando era giovane aveva i capelli identici ai miei. La cosa più divertente è che quando Teresa Desio sbarcò sul panorama italiano, un'altra goccia, tutti i familiari a casa dicevano: ma che schifo, che brutto aspetto che ha. Io adesso ho un aspetto anche peggiore a Teresa Desio, però mi piace molto questo aspetto. Teresa Desio avrebbe potuto essere benissimo come Sonia Braga, perché è lo stesso tipo di capelli, solo un po' più cotonati, perché in Italia non si conosceva la tecnica per i capelli ricci. Poi naturalmente per par condicio ho mostrato anche Nino D'Angelo, no? Che io all'epoca, quando ero adolescente, odiavo con tutte le mie forze, perché mi sembrava il simbolo di un mondo eccessivamente melenso anche. Ma guardare Nino D'Angelo da giovane adesso, prima di tutto ci siamo domandati, cioè proprio mi hanno detto, tedeschi mi hanno domandato, ma è gay? Perché in effetti, cioè sembrava, noi da giovani non ce ne accorgevamo, ma in effetti con il senno di poi. Stiamo andando a comprare il latte, ma poi soprattutto io non ho mai dato retta, non ho mai ascoltato quello che Nino D'Angelo aveva da dire all'epoca, perché non mi interessava, non mi piaceva, mi facevano ridere i capelli che aveva. Ma in realtà Nino D'Angelo, una volta diventato famoso, non ha fatto altro tutto il tempo se non ricordare all'umanità che quando non era famoso nessuno se lo calcolava e veniva trattato molto male, e ha continuato a ricordarlo sempre. E io penso che anche io farei così, farei esattamente come Nino D'Angelo. Quanto costano le patate? Ah, guarda, 1,79, però tutte le altre più di 2 euro, anzi quasi 3, ma... Non so se sentite in un remoto sottofondo Loretta Goggi canta Maledetta Primavera.
Che triste. Tutta l'esistenza proprio. Dunque, adesso ho finito di lavorare, sono esausta e me ne vado a casa. Qui vedete i riccioloni. Ma me ne vado a casa, mi sfinisce la gente sul lavoro, veramente con qualcosa di inimmaginabile il modo in cui mi sfinisce. C'ho ancora il latte da finire di bere, ma lo finisco subito, un momento. Richiudo tutte le mie cose e me ne vado. Qui ci sono delle signore fuori, boh, non so chi siano, boh. Beh, io me ne vado. Tschüss! Io me ne vado, veramente. È incredibile, così scalcinata come sono in questa fase gualcita della mia vita, ma è incredibile come si riconosca comunque l'aura della vita che ho avuto in passato. Oggi sono rimasta a parlare con una signora che è un habitué di una località turistica montana italiana che si chiama Corvara, e quindi non ho saputo trattenermi. Ho detto: signora, io abbiamo fatto le vacanze vicine per molti anni senza conoscerci, perché io sono invece ho passato tutte le vacanze nella mia vita in numerose cittadine, cioè conosco benissimo tutto il Cadore e soprattutto conosco benissimo Cortina d'Ampezzo. Allora la signora mi ha citato il Passo Falzarego, abbiamo parlato del Passo Giau, di Canazei, la Gazzuoi, abbiamo parlato del Monte Pelmo, abbiamo parlato di negozi a Cortina in cui ci piaceva e ci piace tuttora comprare cose. Vedi, è questo che ti porta avanti nella vita, è il fatto che gli altri riconoscono in te che tu sei quella persona, anche se gli altri, la signora in questione, per esempio, la signora in questione non ha avuto un'esistenza all'altezza dell'esistenza che avevo io prima, capisci? E io questo lo so riconoscere in lei. Infatti su alcune cose, perché ci siamo fatte a vicenda la verifica, attraverso i luoghi, i negozi, abbiamo cercato di verificare chi sei tu, chi sono io. E lei su alcune cose ha fatto un po' cilecca. Per esempio, al momento di citare le tre cime di Lavaredo, ha detto le cinque terre. Dove non ce la faceva, diceva le cinque torri. Già, veramente, che personaggio. Che personaggio, madonna. Ma perché? Intanto è proprio autunno. E io mi mangio questo, la barretta del Rossmann. La zia sbagliava sempre a dire il nome del passo, Falzarego, e diceva sempre Falzarego. Se le avessi detto: zia, guarda che nel futuro parlerò con una signora tedesca che dice anche lei Falzarego, avrebbe subito corretto questo difetto di pronuncia. Perché la zia, i tedeschi ce l'ha avuti dentro casa durante la guerra, le sono bastati. Ma poi anche questa sera, aspetta un attimo che finisco il giungetto qui, e poi ti racconto un'altra cretinata di stasera. La mia unica salvezza in Germania è sempre stata, che è molto improbabile, che una persona della mia, vorrei dire, levatura sociale o del mio ex ceto sociale si trovi in Germania, perché dovrebbe venire in Germania una persona del mio ceto sociale? Lascia perdere che io ci sono venuta, ma io ci sono venuta senza sapere quello che stavo facendo. Ci sono venuta perché sono ed ero una pazza. E come ho spiegato tante volte, non volevo odiare i francesi. In altre nazioni dell'Europa c'avevo già parenti, non c'avevo voglia di avere i parenti in mezzo ai piedi. Ho chiuso gli occhi, ho messo il dito e è uscita la Germania, capisci? Ma comunque dunque, che stavo dicendo? Questa sera si parlava di viaggi, di amore per i libri,
Allora i tedeschi si vendono come grandi, cioè si fanno, gli piace farsi passare come grandi viaggiatori. Allora, stavo parlando semplicemente e stavo parlando di librerie tenaci, di librerie che nonostante le cose che succedono nella vita rimangono in piedi ed esistono ancora. Allora a un certo punto ho detto, per esempio, la Shakespeare & Co. a Parigi. Io tutte le volte che vado a Parigi devo andare alla Shakespeare & Co. a vedere in che condizioni si trova, ma anche chi è la signorina che in questo periodo ci lavora. Cioè, è una libreria con cui ho molta familiarità. E la gente a cui mi sono trovata a dire questa cosa, che poi ho detto per caso, mi ha guardato sbalordita, perché loro si immaginano che l'italiano è un rozzone che a malapena sa leggere e scrivere, che va in giro col coltello nella tasca dei pantaloni. Cioè, mai si immaginerebbero che l'italiano in vacanza va in giro per librerie, o perlomeno loro non ci vanno, ecco. E quindi nessuno sapeva che caspita è la Shakespeare & Co. Solo una signora che negli anni 70 è stata per una settimana con un francese. Veramente, non sto scherzando, è la verità. Questo è il negozio Apple. Sai che mi sembra qui dentro? Se mi sposto vedi anche la meluccia lì. Sai che mi sembra qui dentro? Mi sembra questa grande sala in cui vanno una volta al giorno gli Hilloi, nel libro di Herbert G. Wells, The Time Machine, nella rappresentazione del film degli anni 60. Mamma mia, che paura. Adesso vedi, lo svago ideale di Valentina sarebbe andare da Sephora o in altri luoghi simili e fare 32.000 swatch o 32.000 macchioline di colore per cose future da regalarmi, da farmi regalare, da autoregalarmi, visto il ragazzo con la pelliccia. Mamma mia. E invece no, perché devo andare a casa, perché mi aspetta l'Abendbrot, ossia letteralmente pane con prosciutto e poi di nuovo pane con formaggio da spalmare. Però devo dire, il formaggio da spalmare è una nuova scoperta ed è buonissimo. Fidatevi sempre dei latticini di Aldi e del caffè di Aldi, perché Aldi ci sa fare, notoriamente, storicamente provato che ci sa fare con latticini e con caffè. Siamo davanti a Oxfam, vedi questo anello? L'ho portato io, guarda, lo vendono a 12,50 euro. Ma a Valentina interessa molto questo braccialone, perché lo trovo molto carino. Però pulitela la vetrina. Il braccialone lo trovo veramente defetto, anche in buono stato. È una patacca, ma senza avere l'aspetto rivoltante di una patacca, come le patacche hanno certe volte. Poi, come se non niente fosse, questa sera ho intrattenuto un intero salotto di dormienti in piedi raccontando le evoluzioni geografiche e storiche del termine calzare, con poi tutte le sue derivazioni: calzare, calzature, calzante, ma anche calza in portoghese. La calza in portoghese sono i pantaloni. Calzone, no? Nelle lingue meridionali, il calzone è quello da mangiare, ma anche calzar in spagnolo e anche in molte lingue del Sud America. Cioè, la gente dorme in piedi, non sa intrattenere, non si sa intrattenere su questi argomenti. Mentre gli racconti queste cose ti guarda con la bocca aperta, cioè richiudi la bocca, calmati, istruisciti. Poi ho raccontato un po' di librerie veneziane che esistono ancora,
il concetto delle librerie indipendenti, le catene di librerie che ci sono in Italia, la Mondadori, la Feltrinelli, il club degli editori perfino, che poi non so se abbia ancora così tante filiali come ne aveva prima. Ho raccontato delle librerie veneziane, Acqua Alta, Marco Polo, Toletta, super super famosa, con tutti i suoi libri ad Elfi. È molto buio perché piove e perché qui 5 mesi all'anno siamo al buio, fino praticamente tutti i giorni, fino a quando ricomincia la primavera. Hi. Come le chiamate queste? Le cialde, le gallette. Ma le gallette sono un'altra cosa. Queste sono cialde. Venerdì pomeriggio, comunicazione interrotta. Va bene. Ma c'è il sole. Allo? Ich sehe euch nicht mehr und höre euch auch nicht mehr. Das Bild ist bei mir eingefroren. Könnt ihr mich hören? Hallo? In realtà sarebbe freddo, cioè l'altra gente è con il soprabito o con un cappotto leggero. Questa settimana c'è il pane scontato a 1,29 euro, ma da tutta la settimana il pane scontato in realtà non si trova in nessuna filiale di questo supermercataccio. Adesso siamo nella filiale di un quartiere molto molto malfamato. Vediamo. Dunque. Vai ta. Ja. Da. C'è. Vieni? Ma qui c'è un caos assurdo. Allora, dunque. Guarda la meravigliosa pulizia di questo posto. Çayları doldurdu. Aman abi. Neyse canım.
Tenebre, questo è un giardinetto immerso nelle tenebre più lugubri proprio. Peccato che sia stata venduta, ora non mi ricordo se alla Heineken oppure alla Asahi giapponese. Perché è venerdì, no? E quindi il venerdì qui fanno così.